ragazze, ciao a tutti. Allora, nuovo video del 2015 e non potevo non ringraziare tutte le persone che hanno pensato a me in questo Natale. Quindi vi mostrerò tutte le cose che altre creative mi hanno regalato e ci tengo soprattutto a ringraziare una persona che non avendo inserito il cognome né sulla busta né sul bigliettino non so come rintracciarla, quindi tutte le altre diciamo che le ho ringraziate privatamente. Invece ci tengo comunque che questa ragazza Cristiana si faccia sentire in modo da poterla ringraziare anche lei privatamente, perché vi giuro non so chi sia, però mi ha mandato tutte queste belle cosine e quindi ci tenevo insieme a tutte le altre a farvele vedere. Andrò veramente molto velocemente, non mostrerò tutto quanto, questo lo dico per le ragazze amiche creative che mi hanno mandato le loro cose, però veramente sono tantissime, quindi cercherò di fare vedere le cose un pochino più carine, più belle, più interessanti, e le altre andrò un attimino più velocemente. Quindi Cristiana, che ringrazio tantissimo ma non so chi sia, mi ha mandato del materiale creativo molto molto gradito. Queste sono delle Super Duo, delle Pandora. Infine abbiamo dei charm con delle catene e anche delle campanelline che io non ho. Queste perle miste craquelé insieme a queste altre. Questo gufetto carinissimo a cui si possono aggiungere gli occhietti. Questi che dovrebbero essere degli... c'è scritto delle Toho Starlight. E poi questi cabochon e mezzi cristalli. Questi non so se sono fatti a mano, credo di sì. E questi mezzi cristalli tutti misti. Insomma, il bigliettino. E quindi io ringrazio Cristiana, spero che si faccia sentire. I bottoni, non so se ve li ho fatti vedere, perché insomma sto andando forse troppo velocemente. Comunque sono questi. Sono tutti con dei vari disegnini e sono veramente molto carini. Grazie ancora. Non andrò per ordine di arrivo perché alcuni sono arrivati anche dopo Natale, grazie alle poste, e quindi vi faccio vedere un pochino come mi ritrovo i pacchettini. Elga mi ha mandato una serie di mezzi cristalli e tutti nelle tonalità del viola, e in più dei cabochon realizzati da lei. Sono molto molto carini, fatti nel mio colore preferito, e vi faccio vedere più o meno che tipo di cabochon sono, con queste inclusioni dorate. Poi ci sono questi sul nero, vi faccio vedere anche in questo modo, così potete capire dove sono state posizionate appunto le foglie d'oro. Questi, sempre fatti con le foglie d'oro. Questo che invece è fatto con i brillantini, sono tutti di resina, sono tutti fatti di resina da lei. E infine questa gocciolona enorme sul color verde e nero, che sono veramente molto eleganti. Aspettavo di farvele vedere per iniziare ad utilizzarle, soprattutto i cuoricini, a me questi qua piacciono molto, più di questi sfaccettati, piacciono moltissimo questi, quindi ho intenzione anche di comprare lo stampo per vedere di realizzare qualcosina. Quindi grazie Elga. Ah, me ne è sfuggito uno, che è questo qui, ci tengo a farvelo vedere, è con delle bolle colorate, ed è questo qui, una gocciolina un po' più piccola. Annalisa invece mi ha regalato delle decorazioni di Natale, che sono queste palle fatte con del cordoncino, e questo cordoncino me l'ho anche regalato, non ce l'ho qui perché l'ho utilizzato e quindi l'ho già messo da parte, e anche questa qui, questa pallina piccolina, vedete, tutta praticamente ricoperta con il cordoncino, esattamente come questo qui. Poi mi ha preso e mi ha regalato appunto questi bottoni, che sono veramente molto carini, io adoro questi bottoni, lo sapete, ormai studiate anche su di me, i nastrini per fare i kansashi, e infine lavorazione creazione che ha pensato, eccomi qua, per me, è questa collana fatta all'uncinetto. Credo che lei si vergogni del tipo di modo in cui l'ha impacchettata, però secondo me è geniale, quindi ci tengo a farvela vedere in questo modo, così potete anche prendere spunto per mettere le vostre creazioni. Questa è una semplice cosina dove si mettono tutte i dolcetti, le cose, quindi ha fatto dei buchini, ha inserito la collana, sto facendo un macello, ha inserito la collana e anche il braccialetto realizzato in tricotin, con cui è stata fatta una treccia, e quindi inseriti i relative catene e quindi moschettone.
e sono veramente molto carine. Poi queste collane lo sapete che si stanno usando molto, vero? Quindi come colori estivi per quest'estate sarà perfetta. Quindi grazie anche ad Annalisa. Martina mi ha regalato invece insieme ad altro materiale creativo tutti questi cordoncini che sono molto carini, io li stavo cercando, quindi non vi stupite che me li abbiano mandati perché sono state molto carine. Quando hanno visto che io non riuscivo a trovarli da queste parti me li hanno inviati un po' tutte, quindi sono state veramente gentilissime. Questa decorazione, che è una stella fatta con il feltro ed un kansashi realizzato appunto da lei con questo bottoncino, non so se riuscite a vederlo, ho cambiato postazione per l'ennesima centesima volta, e quindi questa qua è la sua stella di Natale. Credo che siano anche delle creazioni che ha portato in mercatino e siano state molto apprezzate. Questo è l'alberello con il Babbo Natale, quindi una decorazione natalizia. Poi insieme appunto ad altro materiale, ho delle perline di là o altre cose, ci sono anche queste che sono prettamente natalizie. Questa è la stella, poi c'è la renna, il pupazzo di neve, e infine mi ha regalato questa piccola borsettina fatta all'uncinetto, è molto carina, e all'interno c'è il ciondolo di cui lei anche ha fatto il tutorial, lo faccio vedere un po' più da vicino, con dei componenti completamente fatti con dei componenti di Swarovski, ecco qua. È da molto che non faccio video, si sente, mi sa. E quindi questo qua è il ciondolo realizzato appunto sui colori del viola, che ormai lo sanno anche le pareti, e mi piace il viola, quindi grazie Martina. Poi c'è Simona che mi ha regalato una marea di cose, un boccone enorme, e quindi scusami se non mostrerò veramente tutto, però ci sono materiali creativi, delle presine della sua regione, veramente molto carina è stata, mi ha mandato di tutto di più, questi piccoli Lidl. Infine il cotone, vedete che carino questo cotone, è tutto sbrilluccicoso. Ah, ecco dove devo mettere la luce, qui. Quindi mi ha regalato il cotone, tantissime veramente altre cose, tra cui anche la frittella. E quindi posso mostrarvi direttamente le creazioni, che veramente sono tantissime. In questa scatolina appunto c'è la prima creazione, una collana con queste perle veramente molto grandi ed importanti, ed è fatta veramente bene, rifinita benissimo ed è molto molto carina. Poi sapete che adesso si stanno usando queste collane, vabbè non finirò mai di dirvelo, però seguiamo la moda ogni tanto, si stanno utilizzando queste collane molto molto grandi, sia delle statement sia con delle pietre appunto molto importanti, quindi sono veramente molto contenta perché mi piace molto. Poi vediamo un poco questi orecchini sul dorato, molto delicati e fatti veramente molto bene, anche se si tratta di un semplice assemblaggio che può sembrare banale, però tutti abbiamo iniziato così. Io tengo ancora il mio braccialetto di quando all'inizio ho iniziato appunto a creare gioielli, ed è una cosa, si è fatto tutto nero, tutto bruttissimo, non lo indosso mai, però lo tengo perché è una cosa con la cui ho iniziato, con la quale ho iniziato, e quindi mi fa piacere anche farvi vedere delle cose che apparentemente possono sembrare semplici, ma che in fin dei conti sono state realizzate con il cuore, e da lì una persona si capisce veramente che strada può fare e quanto può diventare brava. Secondo me questi orecchini sono veramente molto molto carini, molto semplici e indossabili in qualsiasi giorno. Poi vediamo un poco questo braccialetto con la rete, dove all'interno ci sono, non lo so che cosa sono, dei beacon, perché non riesco a vederli bene, e questa perla Pandora, e poi la chiusura in questo modo con il moschettone. Perdonatemi se faccio degli errori, ma voi mi sopporterete anche con gli errori. Sossegoli che ormai non faccio video. Questi orecchini veramente molto molto belli, inamidati benissimamente, sono duri al punto giusto, e come colori ho anche io questo tipo di filato, sono ottimi per l'estate. Infatti io, se vi ricordate, ho fatto anche un video sugli orecchini multicolor proprio con questo filato, questi invece sono con i fiori, sono veramente molto molto carini, quindi brava Simo. Altri orecchini di cui mi pare abbia fatto il tutorial Valentina Donatiello e forse anche un'altra ragazza su un blog che ora non ricordo, si chiamano Upo qualcosa, insomma in inglese
hanno un determinato nome questi orecchini e sono fatti appunto su una base rotonda, su questi orecchini semplici che si possono trovare anche al mercato oppure in merceria come base appunto, e ci si lavora sopra con l'uncinetto, si aggiungono i mezzi cristalli e l'orecchino è pronto. Non li ho mai fatti io, però mi piacciono molto e ho intenzione anche di, se avrò tempo in un futuro lontano, di riproporli. Questo è quello che ha pensato per me Sibona, con i colori appunto molto accesi e questo Tiffany che si sta usando tantissimo, quindi ti ringrazio. Poi devo ringraziare Cinzia che mi ha mandato degli altri regalini fantastici, le fa sempre delle cose fantastiche, ma mi sa che questa bustina c'era qualcosa che ho già utilizzato, che ho già fatto fuori, e quindi mi devi scusare se non lo mostro, però sicuramente l'avrò già indossata perché ho trovato la bustina vuota nella scatola. Va bene, allora, questo portacandela realizzato con le perline e gli Swarovski, ah, guardate se non è bello, è una knitted, credo, come il bersaglio capriccio, e poi è un portacandela, è diventato un portacandela ed è veramente strepitoso. Bracciale rigido, ma fighissimo, mai visto una cosa del genere. E purtroppo non l'ho potuto indossare di Capodanno perché, vabbè, per motivi miei, però era veramente l'ideale, cercavo qualcosa appunto per Capodanno ed era veramente bellissimo. Il filato è un filato semirigido, che non lo so dove l'abbia preso. Poi mi ha regalato questo filato che mi sa che... non so che filato è questo qua. Fili e forme, punto, vabbè, Butterfly Bliss, da un millimetro. Vedrò di utilizzarlo in qualche modo, è veramente molto carino. Poi queste basi per bracciali, appunto, se volete fare il bracciale come quello che vi ho mostrato, questo qui. E infine una cosa stupendissima, guardate che cosa mi ha regalato, il gattino fatto con le perline. Appena l'ho visto è mio, yeah! Il mio gattino è bellissimo, lei sa che amo gli animali, ogni volta che mi manda la foto della sua cagnolina io sono contentissima, manco fosse mia quella cagnolina. Vabbè, e io invece ho due gattini e quindi sì, mi ha fatto molto piacere quando l'ho ricevuto, tanto che l'ho ricevuto il 24 o il 23, ora non ricordo. Ho detto, ma lo apro di Natale? Ha detto, no, aprilo, aprilo. Infatti poi l'ho aperto, veramente mi ha fatto un sacchissimo piacere. E mai aspettare il 25 per aprire i regali, apriteli prima. Poi c'è Elisa, che devo dire la verità, mi ha mandato molti regalini ultimamente, quindi vi farò vedere anche un'altra cosa. In questo pacco c'erano dei nastrini, dei cordoncini e questa lana. E nell'altro no, c'era una marea di cose, quindi non ve le mostro perché le ho messe da parte, quindi non saprei più quali sono. E come creazioni invece un segnalibro, eccomi qua, sul dorato, molto carino. Io questi segnalibri li avevo solo argento, ma poi ho visto che le persone non leggono proprio una mazza e quindi non ne ho mai più fatti, perché poi dice, che cos'è un segnalibro? Ah no, non mi interessa. Quindi me li sono tenuti tutti per me alla fine, perché a me comunque non piace leggere, però qualcosina la leggo, tipo sfoglio le figure, no? Vado a vedere le figure e quindi sì, li uso molto, li uso tantissimo. Portachiave su di un colore insolito, questo viola, che veramente non so com'è che le persone mi mandano queste cose viola, che è il mio colore preferito, quindi questo portachiavi fatto con la chainmail. Lei è molto brava, poi riesce a trovare pure queste catene. Io mi sono messa una volta, ho fatto dei disastri, quindi non mi ci metterò mai più. E infine il portachiavi, guardate quanto è figo, veramente fighissimo. E la coccinella, porta fortuna, speriamo sto 2015 vi serve una coccinella quanto una casa. La cosa più bella è questo braccialetto, lei me ne aveva già regalato un altro che ho praticamente distrutto, perché indossarlo sempre sempre significa distruggerle le cose, almeno per me, perché sono un po' strattona, a cui ha aggiunto un cuoricino sempre in questo colore insolito, questo viola, vabbè è il colore mio preferito, e adesso lo metterò come copertina di Facebook, il viola è il mio colore preferito. Comunque sono molto carine, sono molto deliziose le mie amiche, perché non fanno niente a caso, ecco, diciamo così, non è che prendono l'ultimo regalo o l'ultima cosa magari non hanno venduta, prendono e te la mandano, sono veramente molto carine. E quindi questo cuoricino, ripeto, fatto con il bicono,
intreccio di Swarovski e abbellito questo braccialetto, perché sai che indosso poco le collane, di più i braccialetti, e quindi me l'ha dato con il braccialetto. Una cosa che invece mi ha mandato tempo fa, che volevo far vedere, non ho fatto mezza foto, non ho fatto niente, vabbè, scusatemi, è questa praticamente scatolina fatta al decoupage con sopra la mia Gina, lei è Ginevra, e la mia Sofia, la Soso. E sono stata contentissima quando l'ho vista, ho detto oddio, nessuno ha mai pensato alla mia Gina e alla mia Soso, e sono stata contentissima di ricevere questa cosa personalizzata, veramente veramente bellissima. E poi mi ci ha anche fatto un cosino per la borsa, sapete questi qua si mettono, poi io regolarmente non ce l'ho. Quando devo poggiare la borsa la poggio sempre a terra, però teoricamente si metterebbero sul tavolo per poi inserire la borsa, io non lo porto mai. E mi piace comunque conservarli. E questa è sempre la mia Gina e la mia Soso inseriti in questo cosino qua. Ah, sono veramente troppo tenere. Quindi insieme a questo, insieme alle altre cose che mi ha regalato, mi scuso se non l'ho mostrata per tempo, però questo ci tenevo perché è veramente molto molto carino. Quindi grazie Elisa. Infine, ultima ma non ultima, la mia amica Franci, che mi perdonerà se non mostrerò tutto quanto, però diciamo che ci siamo scambiati tipo a ottobre i regali di Natale, e poi francamente non è che ci ho pensato lì per lì che avrei potuto fare un video, perché veramente erano regali fatti con il cuore, e molto spesso non è che ci penso, però poiché mi erano arrivate tante cose di altre creative, ho detto ma vabbè, adesso faccio un video senza fare varie foto che magari vanno perse, e quindi molte cose le ho messe da parte, quindi non me le vedrai Franciccia, e mostrerò solamente quelle che ho utilizzato o che tengo a portata di mano. Questa lana mi ha regalato una lana di cui ho fatto già una sciarpina, vediamo se la riuscite a vedere, e vedete una sciarpa a rete, però è una lana veramente tubolare, che se riuscite a vederla è fatta tutto così, quindi voi prendete, chiappate un buco di questi e fate la vostra sciarpa a rete. È una cosa pazzesca e caldissima, caldissimissima. Il colore che vedete in video è un viola, in realtà è un fucsia, che vira a un anche blu, ci sta molto bene con dei colori tipo verde, veramente un colore bellissimo. Grazie. Poi, questo accessorio per i capelli, vedete questo qua si mette tra i capelli ed è stato realizzato credo all'uncinetto. Oddio, mi sono fatto spiegare come si realizza, ho detto, sicuramente avrò detto ma come l'hai fatto, e sicuramente mi avrà anche risposto, ma io non ci ho capito una mazza, o comunque non mi ricordo, quindi non mi chiedete come l'ha fatto perché non lo so. Comunque è un accessorio per capelli. Infine, vabbè, mi ha regalato anche un bracciale che non mi vostro e un semplice bracciale bangle. E infine questo gufetto. Lei ama i gufetti e credo che in questa mania di amare i gufetti mi abbia anche travolto a me, e quindi sto iniziando a pensare ai gufetti da tutti i pori, da tutte le parti, e mi ha regalato questo gufetto appunto realizzato al peyote e con la catena fatta al tricotin, quindi una catena di stoffa sul colore appunto del fucsia, ed è veramente delizioso. Bene, con questo non vi rifaccio vedere nella chiusura tutte quante le creazioni, perché veramente sono parecchie, e ringrazio tutte le mie amiche, ringrazio voi che mi avete guardato e sopportato per tutti questi minuti a farvi vedere dei regali che ormai sono stati fatti più di un mese fa, però volevo comunque, ci tenevo comunque a ringraziare tutte quante per l'affetto che mi dimostrate. E niente, chiudo qua, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ciao ciao!